Federico Melchiorri, archiviata la sconfitta di Avellino, si pensa al Perugia, una gara da vincere a tutti i costi. Sì, la partita di Avellino non la guardiamo più, abbiamo visto gli errori che abbiamo commesso e ora pensiamo solo al Perugia. Partita difficile contro una squadra che sta facendo bene in questa stagione, una diretta concorrente, 3 punti in palio ma come se fossero 6. Sì, è una partita davvero importante, una delle più importanti sicuramente. Non dobbiamo commettere gli stessi errori già commessi, ma fare 90 minuti a 200 all'ora, che serve soltanto quello tanto. Federico, cosa sta succedendo all'attacco del Pescara? Nelle ultime settimane fate un po' più fatica ad andare in gol, quello biancazzurro è il miglior attacco, però rispetto alle precedenti partite c'è qualche problema in più in avanti, come mai? Ma sinceramente non lo so, ma continuare a fare 1-0 fino a fine anno non mi dispiace in ogni caso, anche se non segniamo. Magari ci sono dei periodi un po' di calo dove si segna un po' di meno, ma l'importante è fare una prestazione vincente, non è importante fare tanti gol. Torniamo alla gara col Perugia, fra gli umbri mancheranno diversi giocatori, tra cui l'attaccante Falcinelli, dovrete cercare di approfittare proprio delle assenze in casa umbra. Sì, io non sono mai stato un amante dei difetti avversari, guardare chi manca e chi non manca. So che chi gioca darà il 100%, quindi noi non dobbiamo pensare a queste scusanti, dobbiamo solo dare il 100% noi e sperare di fare un risultato molto positivo. Dopo la gara col Perugia, Varese in trasferta e poi Livorno, puntate all'Amplein. Noi dobbiamo giocare, l'ho detto, al massimo tutte le partite che ci rimangono e cercare di raccogliere il più possibile, poi si guarderà la classifica alla fine.